Ecco qua, siamo qua con Maria Iatosti, la libreria Parole Ribelli, insieme al Centro di Documentazione Popolare, ha organizzato questo bellissimo incontro questo pomeriggio. L'occasione era la riedizione di un romanzo, poi vedremo i confini tra romanzo e autobiografia, Tutto d'un fiato, uscito nell'anno 77. Fatidico 77 e fortunatamente recuperato e ripubblicato proprio da Stampa Alternativa proprio pochi mesi fa. Siamo qua proprio con Maria Iatosti, che ci ha regalato una bellissima lettura delle sue pagine, anche accompagnate. Nomina anche le due artiste. Sì, da Silvana Licursi al canto, giustamente. Sì. Questo organetto fantastico di Roberta Bartoletti. Che hanno proprio dato, come dire, sostanza ancora maggiore alle parole. Hanno impreziosito da par loro la serata. Questo libro, Tutto d'un fiato, è come dire, segnalato come romanzo, ma ovviamente dentro c'è l'autobiografia di una generazione, certo. Potremmo dire. Sì, esatto. Quanto è difficile, appunto, e dov'è il confine? Come l'ha stabilito il confine tra il reale, il vissuto e il romanzo? Ma direi che di romanzo in Tutto d'un fiato non c'è proprio niente. Cioè, inteso come formula canonica, insomma, come genere canonico di romanzo, non c'è niente, perché non c'è nulla di inventato, è tutto sangue e sofferenza e felicità e realtà, insomma, ogni pagina, ogni parola è vera, insomma, un po' fuorviante questa. No, ma è così, infatti no, credo che non ci sia scritto romanzo sopra lì. Romanzo, beh, vabbè, insomma, è una convenzione, in realtà non è un romanzo, così come non è un romanzo il successivo Per amore per odio, perché insomma l'autobiografismo è come dire, obbligatorio a un certo punto, no? La memoria è obbligatoria. A me quello che interessa è di raccontare quello che vedo, quello che succede, quello che ho vissuto, naturalmente, no? E siccome io ho vissuto sempre in maniera totale, globale, no? Quindi sto dentro i fatti, diciamo, tra virgolette, storici, no? E mi preme riprenderli, ricordarli, rimetterli riportarli all'attenzione, insomma, alla coscienza. Certo. Vorrei dare dei pugni nello stomaco alla gente, risvegliare la coscienza della gente quando scrivo, no? Sono prepotente quando scrivo, voglio dire. Parlo di me, parlo della mia storia, ma non così compiacendomi della mia storia, delle mie storie, ma sempre inserite in un contesto che è un contesto generale, contesto storico, dalla storia grande, quella con la S maiore, a quella di tutti i giorni, quella che viviamo e che non è una bella storia, ahimè, purtroppo, no? Specialmente adesso, ultimamente è proprio franata nella miseria, nella melma. Può darsi che agli occhi di oggi veramente le vicende di una generazione che ha portato avanti sulle proprie gambe, nelle proprie teste, idee che, no, avevano un fine, uno scopo, quello di migliorare ciò che era attorno. Certo. Può darsi che volevamo oggi, cambiare il mondo, diciamo, noi volevamo cambiare il mondo. Può darsi che agli occhi di oggi veramente possa essere letta quasi come un romanzo queste vicende vere, perché purtroppo io spero di no, che non sia letto come un romanzo, come un'utopia, come una speranza, ancorché sia necessario credere sia nell'utopia che nella speranza, però vorrei che se ne traesse forza, se ne traesse insegnamento, nel senso di dire: ragazzi, rimbocchiamoci le maniche, vediamo, rimpossessiamoci di certi valori della politica, della vera politica, quella bella, perché la politica è una cosa bella, certo, importante, vitale, non è la zozzeria purtroppo alla quale stiamo assistendo in questi ultimi tempi, ma noi, i giovani, se ne devono riappropriare, la devono fare loro, capito? E fare pulizia, mandare a casa la gente che fa schifo, che non se ne può più, insomma. Quindi non, per questo ti dico, non sono romanzi, io vorrei che fosse qualcosa di diverso, non so se di più o di meno, ma comunque qualcosa che sprona un pochino la coscienza delle persone, capito? Un libro può fare molto, ancora oggi? Sì, io credo di sì. Nonostante tutto? Io credo di sì,
Certo, poi devi fare i conti con la diffusione, con le case editrici che ti stampano il libro ma poi lo mettono lì e non... Capito? Insomma, se non entri in certi circuiti, e io non ci rientro, perché, anche perché non ci voglio rientrare, mi fa profondamente schifo andare da, a porta a presentare il mio libro, per dire, no? Tanto per fare un esempio. Tuttavia, se tu non sei in questo grande circuito della, delle grandi case editrici che sono diventate degli scatolettifici, no? Cioè, poi vendono scatolette, non vendono libri. No, questo... Ecco, allora, se tu non stai là dentro in questa logica, ti devi accontentare di queste occasioni, devi sperare che qualcuno se ne accorga. Devo dire in realtà che, insomma, io da questo punto di vista non mi posso lamentare, perché sia per Tutto d'un fiato, sia per Amore per odio, che è uscito l'anno scorso, da Manni, ho avuto tantissimi riscontri, tantissime recensioni, inviti dappertutto, radio, eccetera. Insomma, un riscontro l'ho avuto e sono contenta. Però in generale si tratta sempre di una... di un'elite, insomma, capito? Di un orticello, capisci? Un po' l'imbuto in cui sarebbero finite un po' le grandi case editrici, l'avevano un po' intuito, già preannunciato, sia Luciano Bianciardi sia Lucio Mastronardi. Bravo, due perché grandi... hai nominato Lucio Mastronardi? Perché lo amo tantissimo. E... era un grande amico mio. E... infatti, poi dopo, leggendo la sua biografia, ho anche letto che questo mio accostamento da lettore poi era anche avvenuto nella vita, che i due si frequentavano, insomma, sì, c'era affinità elettiva molto, molto forte. La, quindi, ricordando anche, no, la grande figura tu di Lucio Mastronardi... Se apro una parentesi, devi pensare che 50 anni fa, esattamente il 62, l'anno 1962, è stato un anno per la letteratura italiana... Fenomenale, perché La vita agra, il maestro di Genova, poi Volponi uscì, sì. Arbasino uscì, Testori, uscirono grandi libri, c'è stato un momento nella letteratura in quegli anni lì, no, devo dire non solo nella letteratura, però magico. Proprio, e guarda caso sono libri che hanno una tenuta ancora oggi, certo. Perché La vita agra regge ancora oggi benissimo. In attualità, sia nel linguaggio sia anche. Io ho decine di giovani che mi vengono a trovare, che si laureano sulla vita, che impazziscono per questo libro, che scoprono questo libro. Quindi regge moltissimo questo libro. Però oggi sono le piccole case editrici che portano avanti un po' certe battaglie, una certa idea di letteratura, no? Forse. Sì, lo so, con grande. Fatica, con grande sacrificio. Io spero che, insomma, che succeda qualche cosa, non so che cosa può succedere, ma so che queste piccole case editrici proprio stanno messe malissimo. Manni, per esempio, è una casa editrice che io amo molto, perché sono rispettabilissimi, lavorano con grande passione, scelgono con grande oculatezza i loro autori, hanno una loro linea editoriale nobile, bella, fanno una rivista bellissima che è L'immaginazione. Da circa 20 anni, però fanno una fatica enorme, è quasi un'azienda familiare, perché credo che siano 10 persone in tutte, tra cui il padre, la madre e la figlia, insomma. Piero Manni e la figlia Agnese, che è un tesoro, una persona meravigliosa, fantastica. E però, insomma, si dibattono in fatiche enormi, in difficoltà pazzesche, per cui non lo so, insomma. Del resto oggi vediamo nel campo industriale piccole industrie che chiudono, soffocate, strozzate da questa crisi che sta ammazzando tutti. Lui parlava dei morti sul lavoro, insomma, vabbè, sarebbe un discorso troppo lungo, mi sto allargando troppo. Noi, allora, con queste parole ringraziamo tantissimo Maria Iatosti. Sono io che vi ringrazio. Pomeriggio, sono io che ti ringrazio. Veramente bello, grazie di cuore. Grazie a te.